grazie per la bellissima attenzione. Anzi, allora io ho il compito di continuare la cosa che ha lasciato in sospeso. Benissimo, non voglio andare da quella, lo so che c'è la televisione nazionale, non ho ringraziato tutti, però so che tutti hanno fatto dei ringraziamenti, però voglio dire, io Thomas sono bravo di organizzare dei concorsi, delle serate, delle cose. Credo che sia davanti agli occhi di tutti il fatto che è venuta fuori una serata semplicissima, molto bella, che nella sua semplicità è riuscita comunque a divertire tutti, l'alternanza delle persone, della musica, di quella ragazza bravissima, dopo la quale veramente mi sento in imbarazzo. E voglio dire grazie ancora a tutti, sono brevissimo, vado subito avanti con grazie. Allora, io non sono un poeta, faccio solo un'inversione di ordine delle due poesie, perché ho voluto agganciarmi ai complimenti per la serata e per la struttura. La struttura che in effetti ospita il tempio della musica napoletana. E io ho scritto, come è successo ad Agapia, anche io una poesia dedicata a Pino Daniele, questo artista che ci ha lasciato. Ed è stata proprio la prima poesia che ho scritto, commosso da quell'evento. Allora, Navola senza luce. Pareva una notte come un'altra, e mentre il mondo dormiva, o come tu si è fermata. Ci si mescerà della mia saputa, o sangue che viene, a noi si è gelata, o patatella pure attesa, migliata, e con l'angelo si volata linda a nottata. Capitare a tracolla ti si è presentata e su sicuro, capelli e privata, a Massimino della porta di Guata. O paradiso sapeva che si entra sempre, eppure San Pietro, d'accolta cantando, all'improvviso con l'angelo e santa una voce si avvise sotto sotto il cagnino tutto paralisi. Napolese cantava e un sorriso con faccia deriva. Sotto lui ci disse che sta in paralisi, senza più voce la foresta e ancora niente a giocare una festa. L'unica cosa che ci consola sono tutte le canzoni che passano la strada di testicore ed innamorato. Che mi è arrivata sempre su sollecitazione varie per un concorso su un tema che io sento molto vicino, che è quello degli angeli. E dovete sapere che quello che io ho scritto in questa poesia tutta di getto, scritta proprio completamente come l'altra, peraltro non riesco a costruirle, mi metto lì e mi metto a stare attento se ci riesco a dare una rima, però non me frega più di tanto, anche io non sono poeta. Non importa, io sono quello che pensa, poi se piace, piace. Angelina mia, aiutami tu. Tra l'altro mi sono accorto che a certi pensieri non sono i miei. O cuore mio è buono per natura, ma ci sta sicuramente una voce da capa mia che mi consigli sempre. Ma che fa la posta, mi dice sempre a cosa vuole per me e per l'altro. Angelina dice che si tratta della coscienza. Ma sfatta la coscienza, io ce ne ho. Per me, a guarda la scena, e fino a quando per una luce, stanno sempre insieme a noi le due angioline, uno buono e uno malamente. Un equilibrio è sempre più forte, che ti castiamo sempre di più assai. Forse perché se a mese a noi ci sta sempre più giovani e più in alto. E lo vero, che è proprio vero. Ogni volta che io ci fa una cosa, ormai non ci faccio neanche più caso. Ci stanno insieme a noi due consiglieri. Uno è buono e uno è malamente. Su di essere, su di posso scegliere che cosa fare. Allora gli dico sempre per caro a me, Angelino mi aiuto con tu. E sapete che succede? Che l'Angelino mi viene più buono a diventare un gigante caro a me. E io sento solo che gli dicessi. Faccio proprio così. E dopo, poco mi è sempre vera. Io non posso dire che non c'è mai stato a sentire che lui ha più fame. E se lo fossi già usato. E non è che sta la verità. Tutte le foto dell'asfalto per oggi che è in assaia, e non solo io. Ma mo
non mangio parlando trucco. Quando il mio fratello va, il primo faccio dicevo tutta cosa, e poi gli cancio via, dove tu? Me. Io mi fermo e subito la uccello di capella rindo con la mia, dice quasi sei la stessa cosa. Se io facessero a te, tu con me pigliassi. Thank you.
sono i saluti, salutare. I saluti finali, Sta partita una ora in poco. Al responsabile della casina pompeana l'ingegnere Bruno Maffè e agli ottimi collaboratori di otto, signor Cioffi e signor Ruffato, e permettetemi al gruppo dei colleghi in amicizia. Grazie a tutti voi, restate con noi e forza Italia!